particolare lo faccio alla provincia autonoma di Trento, nella figura del presidente Maurizio Fugatti, perché il Comune di Caiano è spettatore di questo progetto, spettatore, ma lo vedremo anche, il cantiere è l'RFI. La stazione dei treni, la fermata di Caiano, si è chiusa nel 1991, tanto sono stati veramente tanti. Non solamente il Comune di Caiano, riguarda, secondo me, tutta la mobilità della parte Fulgaria, riguarda anche Fulgaria. Sappiamo quanti si muovono con le proprie auto su quest'asse, sull'asse Rovereto-Trento-Trento-Rovereto, per il trasporto urbanistica. Come ha detto il sindaco, è un momento importante, i lavori sono già iniziati, però avere una fermata sotto ha sicuramente la sua valenza, ma anche la testimonianza di come un territorio autonomo come quello del 91 fu chiusa la stazione, sostanzialmente diciamo che 32-33 anni dopo, perché se tutto va in porto a dicembre dovremmo poter entrare, tutto che si va ripopolando, perché il Comune di Caiano è il comune che più è cresciuto, se non con i protocolli fatti con RFI, la provincia autonoma di Trento. Questo investimento è stato pari a 2,8 milioni di euro. Va detto che poi vicino a Trento, con una mobilità anche facile per lo spostamento verso la città, abbiamo calcolato che sono circa 10.000-12.000 di abitanti che potrebbero essere interessati. Positivo, molto più positivo rispetto a quando si parla di progettazione o della nascita di nuove iniziative, soprattutto come in questo caso di apertura di nuove fermate, anche da un nuovo sottopasso di attraversamento dei due marciapiedi, sottopasso dotato di rampe, scale e ascensori, quindi anche in questo caso la stazione è una stazione nuova, moderna, quindi questo tipo di opere vanno realizzate tenendo conto del continuo transito dei treni e del fatto che la linea Brennero è una linea molto interessata dal traffico dei treni, quindi bisogna trovare gli spazi ferroviari. Ci sediamo in quest'anno a lavorare anche alla cosiddetta seconda fase, a fare in modo che i viaggiatori possano accedere al meglio per due, considerando andata e ritorno, quindi circa 2.000 passeggeri al giorno, che in proiezione rispetto all'anno portano a circa 650.000 viaggiatori al giorno. Il dottor Riggi collabora con me e l'ingegner Marino che ha la responsabilità della fase realizzativa della direzione lavoro di e delle ultime due legislature, dovrebbe dire, al netto di manutenzioni in cui si lavora, si investe per incrementare l'utenza. E noi l'anno scorso abbiamo fatto un convegno all'università sugli effetti del Covid, potenzialmente un bacino di 12.000 persone. Quindi in un'ottica che tutti gli analisti internazionali dicono che il trasporto pubblico crescerà se sui bilanci di parte corrente ci saranno risorse, è l'ottimo che si possa avere su una rete del trasporto. Questo è un 40, effettivamente 30 e 20% dei passeggeri. Probabilmente nel 2023 saremo sul 10%. Ci si chiedeva quanto sarebbe durata l'onda lunga di tutte le giunte provinciali e non solo. Maggiore d'Italia. Noi eravamo nel 1991, quando avete chiuso la stazione, eravamo 1.000 abitanti, ci sono stati 1.000 abitanti. Sulle aree esterne. Qua c'è, sarebbe parcheggio, però non è un po' di l'aria, subito lì.